Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi realizziamo un tutorial, non so se vi farà piacere o meno. Il tutorial in questione è il Back to Work. Sì, è arrivata la fine di agosto e più o meno tutti stiamo tornando a lavorare, c'è chi non ha neanche smesso, anzi, vi devo dare una bellissima notizia. A parte che mi sono rifatta le unghie nere e le adoro, ho portato per un sacco di tempo le unghie neutre, ma magari più avanti vi dirò anche il perché, adesso non posso dirvelo. Comunque, finalmente ho rifatto le unghie nere, ma nel momento in cui voi vedrete questo video, io sono a Mirabilandia! Ah, finalmente! Siamo riusciti ad organizzare questa sorta di mini vacanza, mini fuga di 3 giorni e appunto sarò a Mirabilandia a divertirmi. E niente, il trucco di oggi è appunto il back to work, cioè si ritorna al lavoro. Voglio realizzare un trucco facile, veloce, ma che allo stesso tempo vi faccia sentire bene. Cioè, questo non è uno di quei tutorial, papà, 5 minuti e avete realizzato il trucco per andare al lavoro. No, questo tutorial sarà facile e diciamo sarà possibile da realizzare in circa 15 minuti, 10 minuti, dipende dagli step che fate, come al solito. Però vi consentirà di stare a posto nella vostra giornata lavorativa dalla mattina quando vi preparate fino alla sera, al momento in cui vi struccate. Senza perderci troppo in chiacchiere, vi dirò mano a mano le cose nel video. Come al solito, ragazzi, i link di tutti i prodotti, tutti i pennelli, tutto quello che utilizzo all'interno del video li trovate qui sotto in descrizione. Se volete sapere il nome, il numero, dove acquistarlo, è scritto tutto qui con i relativi link a fianco. Zoomiamo e iniziamo subito a realizzare questo look. Prima di tutto correggo le occhiaie, utilizzo un correttore color salmone. Se non avete delle occhiaie scure potete anche saltare questo step, se ce le avete scure è fondamentale. Anche perché si rinizia a lavorare, ci svegliamo la mattina presto, dobbiamo riniziare a, cioè dovete, non io, dovete riniziare a riaccompagnare i figli a scuola e insomma riniziano tutti i ritmi e probabilmente se avete delle occhiaie scure in questo periodo vi si accentueranno ancora di più, quindi è necessario correggerle. Come fondotinta utilizzo un mix del Bourjois Ultimix Foundation, mischio il colore 56 con il colore 52. Ovviamente scegliete il fondotinta che più si adatta alla vostra tipologia di pelle, insomma, quello che cercate. Mi stavo dimenticando, se volete vedere foto, video, cose della mia vacanza, guardate su Instagram. Seguitemi su Instagram, ragazzi, aiutatemi a raggiungere i 10.000 iscritti anche lì. Il nome è questo qui, cioè praticamente mi trovate con il mio nome e cognome dappertutto, però sono sicura che metterò un sacco di foto, un sacco di cose della mia vacanzina. Come correttore utilizzo sempre quello della linea di Bourjois Ultimix e questa volta lo utilizzo per illuminare sia la zona dell'occhiaia, lo metto anche qui come base per l'ombretto e poi illumino anche i punti centrali del viso, cioè centro della fronte e centro del mento. Con il pennello scarico passo leggermente anche qui intorno al naso. Fisso tutto con la cipria, mi raccomando, questo step è importantissimo, oltre che per opacizzare il trucco, ma per fissarlo. Se non fate questa cosa, il trucco si muoverà, si scioglierà nell'arco di 2-3 orette e tutto il lavoro che state facendo è praticamente inutile. Basta prendere una spugnetta con un po' di cipria, stendete le eventuali pieghette che si sono formate nel frattempo, andate a pressare la spugnetta bagnata, tutte le spugnette che utilizzo sono bagnate. E voilà, il contorno occhi è fissato. Per quanto riguarda il resto del viso, prendo sempre la stessa cipria con un pennello più grande. Questo qui è il 128 di Makeup Forever, costa parecchio ma è fantastico. E presso la cipria così in giro per il viso in modo da fissare tutto il fondotinta. Da un effetto abbronzato con una terra utilizzo un pennello abbastanza ampio, la metto nella zona del collo, visto che scurirò leggermente il viso. Non voglio che ci sia troppo stacco di colore tra il viso e il collo. Poi la metto all'attaccatura dei capelli e sullo zigomo in questo modo. Metto sugli zigomi un pizzico di blush, questo qui è leggermente satinato in modo che sullo zigomo sia leggermente luminoso, non completamente opaco.
Per quanto riguarda contouring illuminante, saltiamo tutto perché è un trucco per andare a lavorare, non vogliamo perderci troppo tempo. Se magari la sera avete qualcosa di particolare da fare, anche semplicemente andate a cena fuori, potete sempre ritoccare magari un po' la terra, scolpite leggermente il viso con un po' di terra fredda e mettete l'illuminante sugli zigomi. Realizziamo ora le sopracciglia, le mie sono sfigatelle, come vi dico sempre, utilizzo prima di tutto una matita per definirle, questa qui è la Brow Divine di Nabla, è la matita migliore che io abbia mai provato fino a questo momento, e poi ci passo sopra un pochino del gel di Neve Cosmetics. Non dovete assolutamente fare tutti questi passaggi se non è necessario, realizzatele come volete voi, in base alle vostre esigenze, se avete dei piccoli buchetti basterà utilizzare un po' la matita in quel punto, potete utilizzare un gel fissante se non avete bisogno, se magari avete solo i peli lunghi e dovete soltanto fissarli, insomma vedete un po' come sono le vostre sopracciglia e scegliete il prodotto più adeguato. Anche le sopracciglia sono fatte, passiamo a realizzare un trucco degli occhi davvero semplice e veloce. Per farlo utilizzo la Soft Glam di Anastasia Beverly Hills, che mi sta piacendo tantissimo, ha dei colori bellissimi, secondo me super adatti per queste tipologie di trucchi così veloci e naturali. Se volete un'alternativa più economica a questa palette, potete acquistare le palettine di Milani, queste qui che hanno 2, 4, 6 colori, costano all'incirca 12 euro, sono molto molto carine e valide. Ci sono ovviamente diverse combinazioni colori, vi metto anche di questa il link sotto in descrizione. Iniziamo prendendo un colore panna, opaco, comunque più chiaro del nostro colore di pelle, lo mettiamo sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio, in questo modo, voilà, fatto. Ora utilizzo un pennello da sfumatura abbastanza ampio e prendo Burnt Orange, che è questo marroncino qui, e lo metto nella piega dell'occhio come colore di transizione. Siccome questo è un colore abbastanza scrivente, che faccio? Prima lo utilizzo così, diciamo, come colore di transizione, poi lo riprendo nuovamente con lo stesso pennello. Vedete, questi ombretti si sfumano praticamente da soli e lo concentro di più nella V esterna in modo che lo stesso ombretto mi faccia sia da colore di transizione sia da punto di intensità nell'angolo più esterno dell'occhio. Ora con il dito prendo il colore più chiaro e luminoso, che è Glistening, questo qui, e lo applico su tutta la palpebra mobile. Riprendo lo stesso pennello da sfumatura di prima senza aggiungere altro prodotto e sfumo leggermente i due colori insieme, in questo modo, super mega veloce. Poi prendo il pennello che viene in dotazione con la palette e dalla parte dove il pennello è più piccolo e compatto utilizzo sempre lo stesso marrone nella parte inferiore dell'occhio. Sempre con lo stesso pennello prendo un colore più scuro, faccio un mix tra Rustic e Cyprus Amber e metto questo colore all'attaccatura delle ciglia nella parte più esterna dell'occhio, quasi a fare una specie di codina di eyeliner molto sfumata. Metto il mascara sia sopra che sotto, ovviamente utilizzo il NYX Wart The Hype e il trucco degli occhi è terminato. Questo mascara è qualcosa di pazzesco, rimango sempre sorpresa quando lo applico, mi piace tantissimo, è tipo l'unico mascara che riesco ad utilizzare oltre alle ciglia finte, non uso più nient'altro. Realizziamo anche le labbra così completiamo questo look, ovviamente non posso che utilizzare la combinazione labbra Pillow Talk di Charlotte Tilbury. Da quando mi è arrivato questo rossetto non ho usato praticamente nient'altro, mi sono follemente innamorata di questa combinazione. Sta bene a chiunque, qualsiasi colore di pelle, che sia chiara, medio, scura, qualsiasi età, qualsiasi lavoro facciate, qualsiasi sia l'occasione, questo colore è perfetto. Poi devo tipo cambiare, se no vi faccio vedere sempre lo stesso colore di rossetto in tutti i video, in tutti i tutorial, tra un po' avrete il vomito di Pillow Talk. E voilà ragazzi, il trucco è completato, facilissimo, veloce al punto giusto, è quel tempo che potete impiegare
tutte le mattine vi svegliate magari 10-15 minuti prima, calcolate che io registrando questo video ci ho messo 20 minuti anche per registrare il video, forse 25 adesso che blatererò un po', però giusto per farvi capire quanto è veloce, se non devo registrare il video ci metto davvero 15 minuti massimo a farlo. E come vedete è un trucco che comprende la base fatta bene, gli occhi fatti bene, le labbra fatte bene. Se volete stare a posto nella vostra giornata lavorativa, io vi consiglio un trucco del genere. Potete anche variare il trucco degli occhi, magari un giorno utilizzate al posto del colore chiaro ci mettete un oro, al posto del marrone ci mettete un violetto. Potete cambiarlo in questo modo, anche semplicemente cambiando il colore del rossetto vedrete che il vostro look cambierà totalmente. Spero come al solito che questo video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Se così è stato, ricordatevi di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!